Ciao a tutti, come ho detto nell'ultimo video che ho pubblicato, quello in collaborazione con Firmo, e dato che i commenti in cui devo rispondere sono davvero tantissimi, cioè praticamente centinaia, e non ho il tempo materiale, ho deciso che quando ho 10 minuti a disposizione vi rispondo ai commenti così, in modo tale che perdo molto meno tempo. Ok, sono appena uscita dalla doccia e il bebè dorme, Tippet dorme. Quindi godiamoci questi 10 minuti di relax leggendo e rispondendo a voi. Vi faccio vedere Tippet, dai. Tippet. Ho la mia piccola dormigliotta. C'è il condizionatore a palla, così almeno sta un po' più fresca. Comunque, c'è da dire che Tippet è davvero stordo. Troppo, troppo abbattuta, infatti si riprende un pochettino la sera. Già, diciamo che verso le 10 inizia a fare casino, ma durante il giorno dorme o a terra sulla sua pezza oppure dentro la gabbia accucciolata. Comunque, iniziamo. Sì, ancora registra. E sul video le cose da non dire mai al coniglio. Ad un coniglio non lo so perché a me mi compare praticamente la schermata così non mi ricordo i titoli perfetti dei video che ho fatto, sinceramente. Scrive, anche a me dicono di mandare. A proposito, il nome di chi ha scritto il commento è G-Y. Anche a me dicono di mangiare. Anche a me dicono di mangiarlo con le patate. E poi non è un roditore, prima di fare battute scuole almeno si devono informare, giusto? Pienamente d'accordo con te. A proposito, scusate il tremolio, ma non sto trovando il treppiedi per la fotocamera, quindi lo tengo io con il mio braccino. Poi c'è Firmo Clo, thank you, Firmo Glass Bogo, offerte, questa qua sembra una delle ragazze di Firmo che mi scrive. Poi c'è Rossella 0504, ciao, in quale città ti sei operata? Io sono di Augusta. Fanno questo tipo di operazione anche a Catania, ma per i problemi che avevo io agli occhi, e il mio oculista mi ha detto che dovevo andare per forza a Milano e infatti mi sono operata a Milano. Praticamente ho la clinica Blue Way ed è dietro al Duomo, in una piazza dietro al Duomo. E ho dovuto fare però lo stesso due interventi perché ho un po' di problemini agli occhi. Ho fatto il primo in entrambi e dopo 6 mesi ho dovuto rifare l'intervento. Una cosa bruttissima, però ora ci vedo benissimo anche senza occhiali. Poi Tippet the Jumper scrive: a proposito, il commento di poco fa era su rieccomi come è andata l'operazione agli occhi. Tippet the Jumper in come portare il coniglio a spasso scrive: io porto sempre Tippet con me. Ah, il tuo coniglio si chiama Tippet, benissimo. Con la pettorina e il guinzaglio, ad esempio, domani andremo nella casa al lago e poi al negozio di animali. Bravi, è sempre bene portare gli animali con sé, soprattutto questo caldo. Cerca di lasciarli a casa il meno possibile, tranne ovviamente se ci sono 40 gradi. Meglio lasciarli a casa magari con un piccolo ventilatore acceso, comunque dopo aver fatto raffreddare bene la casa con il condizionatore. Sempre Tippet the Jumper in tag il minimale peloso, anche io sono Tippet, ma sono un maschietto, perfetto, abbiamo trovato il fidanzato per Tippet. Sara Magic, ciao cara, quanto tempo? Ciao tesoro, non ho più guardato i video di nessuno, la verità. A malapena quando ho un po' di tempo penso a depilarmi, sincero. E poi con Raffaele gli unici video che possiamo guardare sono le canzoni o dei cartoni animati, oppure comunque piace la musica in generale. Tipo la verità occidentalis karma mi è uscita anche dalle orecchie. E questo qua era sempre sull'ultimo video di Firmo. I am Bea, scriviamo le mie, quanto tempo, finalmente eccoti. Già, finalmente spero di avere ancora tempo. Sempre lei scrive: cazzo, fai altri video che non siano collaborazioni, ha ragione, qui eccone uno, ma diciamo che per le collaborazioni sono costretta a farle. Anche mio marito mi sta dicendo: ma fai video, fai video, fai video sui bebè, sui pannolini, sugli omogenizzati. Avete ragione, devo fare più video. Diana Mammucari scrive: sì, fai il tuo video di Tippet. Tippet ultimamente non sto facendo video perché è molto 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 così.
Poverina, c'è anche da capirla perché anche lei è molto stressata per Raffaele, perché Raffaele è innamorato di Tippete, quindi specialmente ora che il gattone va in giro per casa, Tippete è un po' terrorizzata, non tanto perché le fa male, ma per il casino che fa Raffaele, perché Raffaele è dolcissimo, la carezza. E proprio quella manina c'ho anche dentro la gabbia da accarezzarla, è tenerissimo, però non condivido, non pubblico video di Raffaele, magari quando sarà un po' più grande, ma per ora ancora è piccolo e non mi va di mettere video suoi. Poi, sempre su Firmo, Feltri video di Tippete, resuscitata, sì, legna, sono resuscitata. Gio Basta scrive che bello, praticamente basta inviare la ricetta per iscrizione al medico oculista e loro spediscono gli occhiali da vista completi. Fantastico, firmo, vai alla visita oculista direttamente nel negozio di firmo con questo. Sì, praticamente sì. Diciamo che si risparmia tantissimo, gli occhiali sono ottimi. Ripeto, io non ho provato quelli da vista, ma quelli da sole sono fantastici. Ok, altri 2 minuti a disposizione. Alessia Ancient. Sul video le cose da non dire mai. Ancora io, anche a me fanno brutte battute, mi sono talmente tanto incazzata che io ho tirato un tavolo di frase. Hai fatto bene, tirate tutto quello che vi capita in mano. Diana Muccari, sempre nel video le cose da non dire, ma ancora io, scrive: ciao, so che è un po' tardi per commentare, visto che questo video l'ho visto 5 mesi fa, e ora questo video 11 mesi, zia, l'età di Raffi praticamente. No, Raffi ha ormai quasi un anno, vi fa a giorno 15 un anno. Comunque, ma io ho un coniglio che si chiama Fluffy, è la cosa più morbida che abbia mai toccato e non me ne separerei mai. Alle mie zie i conigli fanno schifo, non so quanta gente i conigli fanno schifo, io non so come facciano a dirlo, i conigli oltre a dare un affetto indescrivibile sono anche cucciolosi e sofficissimi, quindi io non capisco come la gente dica che fanno schifo. A mio padre dice che, e mio padre dice aspetta che si fa cicciotto e lo metta al forno, e io gli dico: se solo se azzardo lo metto nel forno insieme a Fluffy. Giusto, cuciniamo tuo padre e mangiamo almeno tutti. Cioè, il continuo del messaggio: ti adoro, grazie a te, Fluffy. Grazie a te. Poi Ilenia 15 scrive su Tippet un saluto veloce perché non fa più video con Tippet, l'ho detto poco fa. Allora, eravamo rimasti. Vabbè, ragazzi, in caso non specifico il video dove mi avete lasciato il commento perché perdo troppo tempo. 7 minuti di video praticamente, non ho detto niente. Allora, Fernando Scalora, come si fa a farlo diventare amico mio? A cosa gli posso dare da mangiare? E cosa gli posso dare da mangiare in casa? Comunque, gli potrei da mangiare tutte le verdure, magari evitando quelle là troppo ricche di calcio, perché possono far venire i calcoletti al coniglio. Le migliori sono belga, radicchio, finocchio e sedano. Per farlo affezionare ci vuole tanto 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 tempo, si deve abituare a fidarsi di te, quindi coccolo e abbi pazienza. Io vi consiglio invece di buttare 85 in una gabbia inutile. Ah, prendete una vaschetta di quelle per i gatti e metterci pellet solo 100% faggio. Sì, comunque è un consiglio ottimo, ma magari c'è chi non ha la possibilità di tenerlo 24 ore su 24 libero, quindi è meglio sempre una gabbia con la chiusura. Quel commento l'aveva scritto Sara Rustico, anche Sara Rustico scrive: ma scusa, i conigli lo sai che non vanno mai tenuti in gabbia, vero? Sì, questo lo so, ma c'è anche da dire che i conigli non vanno tenuti a portata di pericoli. Cioè, vale a dire, se uno ha la casa a prova di coniglio va benissimo, ma allora, tipo adesso, dalla mattina alla sera libera. La notte, se la lascio libera, va nella stanzetta o comunque va sul tappeto della cucina, o comunque in cucina ci sono dei pericoli che prima in casa non avevo. Quindi la notte non posso tenerla libera. E comunque, tipo, è abituata che la notte dorme a meno da mezzanotte e mezzaluna, dorme fino alle 7. Quindi la chiudo per queste 6-7 ore. E poi, comunque, la sua gabbia è gigante. Caricamento degli altri commenti in corso. Rosaria Magno, è un amore al tuo coniglio, grazie. Federica, legge determinati commenti contro i conigli mi fa accapponare la pelle. Come si può essere così senza cuore? Capisco che non tutti possono essere vegani o vegetariani, però è sintomo di maleducazione e prepotenza dire certe crudeltà di fronte a chi ama i conigli. Ben detto, Federica. Ma no, purtroppo la gente è del goccio. E non gliene frega niente dei sentimenti degli altri.
Quindi se non rispettano le persone, come potrebbero mai rispettare gli animali? Jenny Beauty Makeup, scusa. A me con la borsa dell'acqua calda mi fa ancora più male. Ah, per i dolori mestruali, sì. Ognuno ha il corpo diverso dagli altri e spero che comunque hai trovato altri rimedi naturali che possano alleviare i tuoi dolori del ciclo. Cara Roda scrive: ciao, volevo chiederti una cosa. A me tipo è successo che mentre la facevo a linguine, questo qua il video sulla ceretta, praticamente quando ho tirato mi si prende sempre la pelle e mi lascia segni. Infatti mi sono fatta certi lividi che non capisco che cosa mi dovrebbe salire, e nella parte delle due labbra non si tira e la cera rimane attaccata ai peli. Allora, innanzitutto, cara Roda, magari hai problema di capillari fragili, perché se ti spuntano gli ematomi probabilmente hai le vene molto delicate. Lo strappo deve essere secco e deciso, perché anche se lo strappo non è fatto bene può creare problemi. Per quanto riguarda la cera che resta attaccata alla pelle o comunque ai peli, vuol dire che magari la pelle in quel momento era sudata o comunque sporca di crema, fatta di crema. Quindi meglio prima passare una salvietta per depilazione o comunque una salvietta inumidita, in modo tale che toglie tutto il sebo che la stessa pelle fa. Se il problema persiste, cambia marca di cera. Batteria scarica, devo mettere a caricare il computer. Comunque, oltre non faccio anche più video per il semplice fatto che non ho più la DSL. Con Infostrada ero in mano agli usurai, praticamente invece di mandarmi la bolletta ogni 60 giorni, ogni 2 mesi, avevano iniziato a mandarmela ogni 40, facendomi pagare praticamente 60 euro. 60 euro ogni 40 giorni per una linea che faceva dir poco schifo. Quindi ora mi ritrovo con immobile wifi di Vodafone e ho a disposizione solamente 15 giga al mese. E io sono una patita, una canita di telefilm, quindi c'ho praticamente megabyte contati. Poi, dove è arrivata? Erika Toma scrive: ti adoro, grazie tesoro, eri for full, amore. Ciao cara, sempre un piacere rivederti, carinissimi rossetti, e tu sempre bellissima, grazie. Davvero sono invecchiata di 10 anni nel giro di un anno, però vabbè. Beatrice Calzavara, sì, Calzavara, spero di averlo detto bene. Ciao, io ho due coniglietti e uno dei due non so quale fa tante cacchine tutte attaccate. Mi devo preoccupare, no, tesoro, quello è cecotrofo, come lo chiamo io, cecofodino. È cacchetta normale che i coniglietti si dovrebbero mangiare. Se però ne trovi troppo nella gabbia, vuol dire che magari il coniglio mangia troppo e non sente il fabbisogno di mangiare quello. E quello è importantissimo perché l'equilibrio è, diciamo, tutto l'intestino del coniglio, prende, è ricco di sostanze nutritive, eccetera eccetera eccetera. In caso per vedere il video mio pipì e popò del coniglio. Giorgio 75, quello sulla pancia è carino, sui tatuaggi, grazie. Ora si è molto sfocato, diciamo, a causa della gravidanza. Francesco Consalvo scrive: scusa, mi si può farcire una torta? Ah, con la crema al latte Kinder, non avevo associato il commento al video. Sì, certo, con la crema si può farcire qualsiasi cosa, una crema buonissima, squisita, sta davvero molto buona. Poi, Stefania Giorgi, grazie, le ho provate alla parmigiana ed erano buonissime, grazie a te. A proposito, sul video melanzane al forno buone come fritte, che ha fatto davvero scalpore, è l'unico video che sono arrivato a più di 300.000 visualizzazioni, vorrei dire una cosa. Ci sono davvero tanti commenti carini e gentili, e davvero vorrei ringraziare tutti, ma ci sono dei commenti che non vale la pena nemmeno rispondere. Non perché non gli sia piaciuta la ricettina di come faccio io le melanzane al forno, che vengono praticamente ottime come se fossero fritte, ma i commenti sono sulle mie unghie, perché dicono che schifo, chi cucina non deve avere le unghie così lunghe. Ma ringrazio comunque anche tutte le persone gentili che hanno risposto a questi commenti difendendomi, e anche io vi dico: non sono affari vostri come io porto le unghie. Se io porto le unghie lunghe e voglio cucinare con le unghie lunghe,
cioè alla fine le cose che cucino io le mangiano la mia famiglia o io, e se loro non si creano problemi non capisco perché i problemi ve li dovete creare voi. E poi comunque ci sono persone che portano le unghie lunghissime ma hanno le mani pulite, e ci sono invece gente che porta le unghie corte e hanno le mani rognose, sporche. Quindi scusate, ogni tanto ce l'ho, ma a chi mi rompe le scatole per le unghie lunghe, andate a quel paese. Poi Bokra Bohadon scrive: ero se non cello il veterinario, vele dire se non cello il ve ah, penso che sia straniero oppure piccolino, non so. Se non hai il veterinario, questo è un problema, perché comunque il veterinario è esperto in esotici, non solo ti fa i vaccini e ti dai le unghiette, che comunque questo bene o male lo fa ormai qualsiasi veterinario. L'esperto in esotici serve ad aiutarti se il coniglio sta male, c'è un'urgenza, o comunque se lo deve sterilizzare, o comunque se c'è da limare i denti. Sono cose che non può fare un normale veterinario. Non per disprezzare i veterinari normali, ma ognuno il suo mestiere. Il coniglio è un animale totalmente differente dal cane e dal gatto. Sissi Frezza scrive: io ho un coniglio, non puzza, e mi dicono di farlo al forno. Lo so, tesoro, ma pazienza. Non ci possiamo fare niente, la gente è cocciuta. Asia Bani scrive: finalmente quel bel musetto. Mami, le ricette di mami. Ciao tesoro, come stai? Io sto bene. Raffaele sta bene, sta crescendo. Sembra una disperata, c'ho ormai le occhiaie, c'ho le rughe, però vabbè, pazienza, essere mamma è pesante, però è anche il mestiere più bello del mondo. Viaggio senza ritorno, bacioni cara, bacioni a te. Melp Color Shanner, ciao Tippete, ciao tesoro. Maurizio Costanzo scrive: Tippete, ciao amore. Ciao, non penso che sia il vero Maurizio Costanzo, però. Luna Brognara scrive: cara, buon riposo a Tippede. Ok. Samira Iris: molte donne al giorno d'oggi hanno la ricostruzione alle unghie e non mi sembra che questa cosa cambi il sapore della cucina. Mancavano solo queste persone a commentare l'incommentabile. Comunque, buona ricetta fatta mille volte. Grazie Samira Iris, appunto poco fa parlavo proprio delle persone come te che sono state molto gentili e disponibili e mi hanno difesa sempre riguardo il video delle melanzane. Che raga, veramente se andate a dare un'occhiata me ne hanno scaricate parecchie. Io non ho risposto perché alla fine, ripeto, non ho avuto il tempo e per certi commenti non ne vale nemmeno la pena. Iambea, ma dove cazzo è finita Dippede? Dietro di me, dorme. Sammy: nonostante le difficoltà dello spiegare una cosa del genere, sei stata molto brava, ti ringrazio. Grazie a te, Sammy, per aver visto il video. Laura Sadocco: ma voglio chiedere una cosa per favore, ma Tippete o Tippete? È il nome femminile o maschile? Allora, Tippete secondo me è un nome unisex. Tippete praticamente è il coniglietto di Bambi ed è un maschietto, ma siccome comunque a me non sembra un nome così virile, l'ho voluto mettere a Tippeduccia e poi comunque. Io Tippet era convinta che era maschio, per i primi 3-4 mesi ero straconvinta che era maschietto, invece no, femminuccia. Rita Romeo scrive: ciao, sono Rita, volevo farti una domanda. Ti ho sentita sul video che fai acquisti su eBay, ho fatto delle ordinazioni su eBay, mi sai dire dopo quanto tempo passa per arrivare la merce? Grazie. Allora, dipende da dove acquisti. Se acquisti in Italia arrivano entro 5-6 giorni lavorativi, diciamo. Se acquisti all'Inghilterra entro massimo 2 settimane, massimo 18 giorni. Se acquisti fuori dall'Unione Europea, se acquisti fuori dall'Unione Europea passano dai 25, mai così poco, ai 40, addirittura 50 giorni. Però comunque le cose arrivano. È davvero raro che blocchino qualcosa in dogana. A me mi sono arrivati i pacchi addirittura dopo 3 mesi che mi erano stati anche rimborsati, figurati. Però comunque di solito arriva tutto. Monica Laudicina scrive: ciao e bentornata anche te sul tubo. Nonostante i tuoi impegni, si deve davvero interessante. Un mega bacio, che sono un bacio a te. Quanto costa circa fare il vaccino? Questo schema Madeleine Atai. Allora, il vaccino io lo pago 30 euro a vaccino, sono due vaccini ogni 6 mesi, quindi 120 euro l'anno, però ormai ne fanno
uno che prende, sono tutti e due vaccini MAPEMIX insieme, dovrebbe costare circa 30-40 euro ogni 6 mesi, quindi. Però io ancora a TIP e faccio quelli separati. Davide Mincioni scrive: wow, lo provo subito, bravo, grazie per aver condiviso la ricetta. Una domanda: ma si conserva solo in frigo o anche in dispensa? Quanto dura? Grazie. Allora, io per una questione di sicurezza la crema di liquore l'ho conservata in frigo, anche perché l'ho data via tutta, vale a dire ne ho fatti tipo 3 litri e l'ho suddivisa ad amici, parenti, a me ne è potuto restare 1,5 litri e l'ho messo direttamente in frigo. In dispensa dovrebbe ben conservarsi per pochi mesi perché comunque c'è l'alcol puro che è un ottimo conservante, ma è meglio consumarlo diciamo entro i 6 mesi. Poi Maurizio Costanzo scrivo: io mi devo tippare. Andrea Dardanello: ciao, come sta Tippede? Io ho un coniglietto da pochissimo, grazie a te due consigli sono molto più informato, volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi. Ciao, grazie ancora. Ma io ringrazio sempre a voi tutti che mi avete sostenuto e che avete sempre guardato i miei video e che, anche se ormai non ne faccio più, continuate a seguirmi e a commentare. Io vi adoro veramente. Cioè, grazie. Ciao, sei bravissima, ti adoro, ma Tippede, questo non ha un nome, ha due asterischi come video. Nello stesso commento, mia le piccolo Shannon risponde: è vero, come sta Tippede? Allora, Tippede, ripeto, sta benissimo, soffre un po' il caldo come ogni estate, ma per il resto, la mia dolcissima bambolina. Certo, devo dire però una cosa. Ormai è un po' avanti con l'età, quindi gioca molto meno rispetto a prima. Prima diciamo era una piccola peste distruggi casa, ora sta molto più tranquilla. Ma del resto ormai ha, ragazzi, ha 8 anni. Tippede ha 8 anni. Io mi auguro con tutto il cuore che viva almeno fino a 14-15, lo spero con tutta me stessa, perché io voglio vedere Raffaele crescere e giocare con Tippede. Si vogliono bene, non c'è nient'altro da dire, si vogliono bene. Valentina Davino scrive: sono bellissimi i complimenti, grazie, riguardando le unghie a mandorla. Miria Pia, ecco, ciao, ma il tuo coniglio si mangia le carote, perché il mio non se le mangia? Tippede è una drogata di carote, infatti più di un pezzetto al giorno, piccolino, non gliene do, se no gli do tipo mezza carota, due, non più di una, massimo 2 volte a settimana. Morgana Di Blasi scrive: bellissimo nome, complimenti. Anche la mia morde tutto. Is my hell bakook. Ma le unghie del coniglio si tagliano? Sì, si tagliano, perché comunque allungano sempre, mentre in natura le consumano di continuo, in cattività no. Quindi praticamente è meglio andarle a tagliare almeno ogni 6 mesi, ogni 12 mesi, dipende da come crescono. I am Bea. Anche in posizione di metti per la ceretta, lo so, mi sono vergognata parecchio. Ilaria Recchia mi ha aiutato nel compito di tecnologia. Ah, per il video demodificatore fatto in casa, grazie tesoro, mi fa piacere. Patriaiza 90 scrive: allora, cioè io vorrei un coniglio e forse lo prenderò, ma lo mangio lo stesso, però oddio. Per esempio, quando mio papà fa la stessa battutina del cazzo. Io non so, io non mangio né coniglio né cavallo perché adoro i cavalli, adoro andare a cavalcare. Non mangio nemmeno le papere perché amo le papere. Però c'è da dire una cosa, io mangio il pollo anche se raramente perché lo schifo parecchio. Mangio il maiale anche se lo schifo parecchio, infatti li mangio di rado. Ciò che mi piace, ma mangio comunque non più di una volta al mese, è la carne rossa, la carne proprio bovina, quella c'è scovazza, una volta al mese la mangio, ma gli altri tipi di carne li schifo parecchio. No, diciamo che durante tutta la gravidanza e il postparto sono diventata vegetariana perché le nausea non mi permettevano di mangiare né carne né pesce, ma ognuno comunque è libero di nutrirsi come vuole. E secondo me la carne non è fondamentale, non è importante in una dieta, basta farla in modo corretto. Tipo ci sono i legumi che secondo me valgono molto di più di una fetta di carne, però ripeto, a me ogni tanto una fettina di carne piace. Martina
scusate, sotto un commento Daniela Catanese scrive: ciao, io compro gel NDED ed effettivamente di poco poco hanno scadenza, ma poiché faccio le unghie solo su di me non riesco a consumare gel in un anno e poi mi piace avere più colori, per cui secondo me questo è un ottimo suggerimento, ne approfitterò per fare gel da usare un max 2 scusate. C'è condizionatore acceso, non te lo spengo perché sto congelando. Grazie suggerimento. Martina Perin scrive: infatti io sinceramente preferisco i conigli e i cani, mi sento più tranquilla quando ho in braccio i miei conigli e mi sento benissimo. Anche io preferisco conigli e cani, ragazzi. Sono più coccolosi, più morbidosi, più profumosi. Martina Perin sempre scrive: esatto, i conigli non sono per niente stupidi, eppure mi capiscono moltissimo. Morgana di Blasi scrive: grazie, mostra altri commenti. Fausti Giardiello scrive: ma vatti a baciare a Maritta, non capisco che cosa voglia dire il tuo commento. Eccolo qua sul video, tag il mio animale peloso. Non ti capisco, se vuoi, se guardi questo video, guarda la tua camera. Dammi spiegazioni. Ilaria Coleghin: c'è stato un giorno in cui il mio coniglio si è tolto un po' di pelo dal collo. È maschio o femmina? Allora, potrebbe essere femmina magari perché stava andando incontro ad una gravidanza isterica. Oppure magari semplicemente era in muta e aveva ciuffetti di pelo, quelli che si staccano in automatico quando si è in muta per il troppo caldo o comunque per il cambio di temperatura, e magari stava semplicemente togliendosi da solo questi ciuffetti di pelo ormai staccati dalla coda. Valentina Iannello scrive: ciao Silvia, uso molto l'olio di mandorle dopo la doccia per un problema. Il mio accappatoio puzza, 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 puzza terribilmente. Forse perché dopo un po' d'olio irrigidisce. Consigli come evitare questa cosa? Grazie e baci. Purtroppo io ho lo stesso problema causato però dal burro di karité. Perché il burro di karité sui vestiti a lungo andare lascia un cattivo odore. Nonostante praticamente io lavo i vestiti con l'acqua calda, la candeggina, quello, quell'altro, il burro di karité si attacca talmente tanto alle fibre, appunto lo stesso succede con l'olio di mandorla, che è una disgrazia. Allora io praticamente cosa faccio? Innanzitutto non lo metto mai sulla pelle umida, lo metto sulla pelle asciutta. O comunque se capita che lo metto sulla pelle umida poi non mi asciugo. E poi subito dopo la doccia che metto appunto l'olio di mandorlo, il burro di karité, metto dei vestiti vecchi da casa, tipo quelli che ho addosso oggi. Praticamente così non mi frega, anche se si rovinano, anche se puzzano, mi frega, poi a lungo andare li butto, perché comunque uno alla fine per caso può anche utilizzare appunto vestiti un pochettino più così, più osceni, diciamo. Filomena Cola Suonno: non darlo al coniglietto, a scherzo anche io ne ho un'ottima ricetta. Ah, sì, la crema di liquore al cioccolato, madonna mia, tantissimo e non la faccio, ragazzi. Paolino Paperino, vai a fanculo. Non leggo nemmeno il tuo commento, sei un depravato del cazzo, vai a fanculo. Anzi, scusate, ma lo elimino il commento, tutti e due i commenti li elimino, perché questa gente così squallida su YouTube, che vada su RedTube invece di stare su YouTube. Sari e Marti scrive: tip è troppo saporita, una domanda, sei della Sicilia, di dove? Sì, saporita. Ah, io amo sto termine, pure io lo dico sempre. Sì, sono di Augusta, provincia di Siracusa. Valentina Bovolenta scrive: ciao, la mia coniglietta è molto vivace e non rifiuta cibo, ma fa le feci mollicce. Non le do verdura, ma è cucciola, non ha propriamente la diarrea, ma le feci sono parecchio umide. Cosa potrebbe essere? Potrebbe essere qualsiasi cosa. Ti consiglio un'analisi alla cacchina, lo fa qualsiasi veterinario con pochi euro. Perché comunque anche se è piccola, innanzitutto dovresti iniziare a dare la verdurina. Oddio, il commento è di 2 mesi fa, mannaggia. Spero che comunque nel frattempo la situazione si sia risolta. Joseph Duif scrive, mi dice:
Ciao, mi piacerebbe se dessi un'occhiata al mio video, ho bisogno di consigli per migliorare la vita del mio coniglio, grazie in anticipo. E sempre lui scrive, no, sempre lo stesso momento, avendo il tempo, poi quando avrò tempo lo andrò a guardare. Ciao ciao. Maximit, mi si addormenta le braccia, scrive, grazie per la recensione, a me la voce piace anche così, comunque adesso costa 95 euro, ah sì, quella del tablet. Tablet, io all'inizio mi sono trovata, devo dire, molto bene con l'Asus ZenPad, poi alla fine però l'ho dato via e ho comprato un nuovo cellulare. Questo qua, il Wiko Fever, ragazzi, è una bomba, è fantastico, ha 2 GB di RAM, 16 GB di memoria, vola, non mi si è mai impallato, io sono una che il cellulare lo strausa perché ormai invece di utilizzare computer uso per lo più il cellulare che è più veloce. E mentre il mio vecchio cellulare, il Huawei, l'ho dato per giocare a Raffaele, ci si vede lui i cartoni, i video musicali, sì, lui molto tecnologico già. Poi il mondo di Jess. Ciao cara, anche io ho da un mese e mezzo un cucciolo nanocristallo, la mia veterinaria mi ha consigliato Oxo, quindi anche io alla fine pellet sto solo di questa azienda, comunque non lo immaginavo e invece sono follemente innamorata di lui, lo so. Comunque raga, a proposito di cibo per coniglio, ho trovato un nuovo pellet davvero fantastico. Quando ho tempo vi faccio un video su questo nuovo pellet che ho acquistato, tipo Tecce Scepazza, vabbè, poi ne parleremo. Sharon Marinelli. Ciao, il mio coniglio spesso fa bisogni sul fieno, di conseguenza ne mangia poco. Volevo chiederti un consiglio: se mette fieno nel portafieno o come base della gabbia mette un po' di paglia, lo puoi fare benissimo, anche perché ai conigli piace molto mangiare e spallinare contemporaneamente. Quindi si mette il fieno buono nel portafieno e di base la paglia, quella appunto da buttare, perché almeno così poi la vai a cambiare e non ci sono problemi. Federica Aramini, le fragole vanno bene. Sì, per i conigli sì, le fragole vanno benissimo, tipo le cesce pazze, però certo, essendo sempre frutta, non è frutta, oddio, la fragola non, se non sbaglio non rientra nella categoria frutta. Non lo so, comunque io ne do poco, cioè quando è il tempo delle fragole se le compro per me più di una non gliene do. Ma il pellet va bene anche quello per la stufa? Sì, esattamente, io uso infatti quello da stufa che costa molto 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 meno ed è ottimo. L'importante è che non sia trattato chimicamente e che sia di puro faggio o al massimo faggiabete. Sempre Sharon Marinelli scrive: ciao, io ho preso un coniglio da poco, stava in allevamento ed è abituato ai pellet, gli lascio sempre il fieno ma ne mangia davvero poco. Vorrei diminuire la quantità di pellet, ora è circa 2-3 cucchiai al giorno in ore diverse. Vorrei arrivare a 1,5, come posso fare? La verdura comunque la dovrebbe aggredire parecchio. Il problema è il fieno, se non è abituato a mangiare fieno sarà molto difficile. Comunque, mano a mano aumenta le verdure, diminuisce i pellet, questo è l'importante, perché se bene o male le verdure sono già ricche di fibre, il fieno lascio sempre a disposizione e spero che cambi idea. Ogni tanto giro la fotocamera per guardare quanti minuti restano. Lupo Grigio scrive: se sono ipocaloriche, non capisco a che cosa è riferito. Il video tag mi rimane, però su, non so. Allora, cambio braccio perché mi è stancato. Mettiamoci così. Federica Aramini scrive: ma il coniglio nano può scendere le scale? Sì, Tippede sale e scende le scale più veloce di me. È una pazza, davvero. Marco Gaming 05 scrive: il mio coniglio quando lo faccio uscire dalla gabbia fa la cacca in giro appena si muove, quindi mi è difficile farlo uscire. Come posso fare? Fin quando è cacca non fa niente, perché alla fine sono palline, si raccolgono con le mani, sono dure, non sporcano, e quindi tranquillo, lo fa diciamo un pochettino forse per macchiare il territorio, perché è felice o perché in quel momento si mette in movimento, il suo intestino anche, e quindi è da spallinare. Ma non lo lasciare in gabbia, fallo uscire. Allora, raga, visto e considerato che questo video sta venendo stralungo, lo pubblicherò, lo metterò online con una risoluzione veramente scarsa, perché sennò verrebbe tipo 5 giga. Per quanto riguarda, io ancora sono arrivata ai commenti di 2 mesi fa e io ho un anno che non rispondo ai commenti, quindi non. Mi sa che a quelli più vecchi non risponderò, mi dovete davvero scusare se in caso avete qualche quesito, qualche domanda, scrivetemi ora, in modo tale che comunque posso vi risponderò.
Un'altra cosa, ormai su Facebook non sono più Ives Fantasy, ma sono col mio vero nome Silvia Ferraguto, perché qualche stronzo, qualche stronza, forse parecchi stronzi mi hanno segnalato. Vedo Raffaele, forse. E quindi, se non mettevo il mio nome vero, mi bloccavano l'account. Grazie a chi mi ha segnalato. Federica, ora mi scrive, gli si può dare il cocomero, pezzettini microscopici sì, perché sono troppo ricchi d'acqua, ma il pellet quello per la stufa sì, si può usare, il sedano si può dare ai conigli, sì, essenzialmente il sedano è una verdura a base da dare ai conigli, ma le cose che dici vanno bene anche per il coniglio nano, sì, per tutti i conigli, ma il tuo coniglio è nano, sì, è un'ariete nano, ma giusto che il coniglio si può lavare, nel coniglio assolutamente non si può lavare. Ho fatto il video, quello riguardante il bagnetto al coniglio. E vai a dare un'occhiata se puoi. Clarissa Cucchetti è bellissimo, ti seguo, mi segui. Sì, ok, poi mi iscrivo al tuo canale. Sole 73, mi se avessi io delle unghie così, bella ricetta, grazie. Gio, basta, che bello, praticamente basta inviare la ricetta del medico oculista, sì. Esattamente, sembra riferita a firmo. Già da Gian Grasso scrive, ciao, spero che non ti dia fastidio, ma io non ho Google più e non ti posso scrivere lì. Io una volta ho comprato la pettorina, ma non sapevo regolarla ed era stretta alla mia etta, non riuscivo a toglierla e quindi l'abbiamo tagliata. Dovevo farla ricomprare di nuovo, grazie per il tuo aiuto. Prego, tesoro, purtroppo sì, le pettorine sono un po' complicate, è meglio sempre regolarle più larghe e poi stringerle quando già sono addosso al coniglio e appunto lasciandole un po' più larghine. E Carmen Calvori scrive, porca miseria, l'ho pagato 175 euro sto giocattolo, è riferito all'Asus Zenpad, sì, perché all'inizio quando esce qualcosa i maledetti e lo devono sparare a fondo il prezzo e poi già dopo un mese, 2 mesi lo abbassano. Già da Gian Grasso scrive, ciao, io ho comprato un gioco per il mio coniglio, è di legno, ma lei no, non ci gioca tanto, lo usa solo quando gli fanno male i denti, vorrei che giocasse a qualche cosa, ma non so quale. Allora, praticamente si angrippa e non calcola niente, ogni tanto prendo le scatole, tipo quelle delle cialde di caffè, e le ci va, lo uso diciamo come cuccia 2-3 minuti e poi non lo calcola più. Non gioca nemmeno con le, cioè, Tippete non piace giocare con queste cose, gli unici giochi che ci piacciono sono infilarsi dentro gli stipetti della cucina. Giacomo Rossi, so che ormai sono passati anni, ma domani vado a prendere il coniglio da un privato e non so quanto ha, ma già il primo vaccino è contro la mixomatosi. E volevo chiederti, siccome ho molta paura che mi si ammali di tumore, ti volevo chiedere quanto si può sterilizzare più o meno. E già quando raggiungono la metà, la maturità sessuale si possono sterilizzare, ciò avviene all'incirca, se non mi ricordo male, verso i 6 mesi, 6-8 mesi, comunque alla fine lo puoi fare benissimo quando vuoi tu, l'importante è farlo magari entro l'anno di età, prima dell'anno di età. Jar El Mamauni, spero di averlo detto bene. Ciao, ti adoro un sacco, sei molto utile. Ah, io ho deciso di prendermi un coniglio, però non voglio che stia in gabbia. Perciò ho deciso di sistemarlo in una stanzetta con traversina per fare le cacchine. E due ciotole, una per l'acqua e l'altra per le verdure. Secondo te va bene? Sì, tesoro, va benissimo. Diego Semilia, brava, grazie. Ragazzi, io ora smetto qua intanto per i commenti. Ripeto, se ho tempo magari farò un video dove leggerò gli altri e vi risponderò. Se no, pazienza, ripeto, riscrivetemi. Un bacione a tutti e ciao!